ringraziare Sua Eccellenza per l'onore che mi ha concesso questa sera. Devo un grazie immenso all'Arcivescovo e poi vi spiegherò anche il perché. Per le realizzazioni che ha eseguito, ha fatto eseguire e che erano negli intenti, nei programmi di papà. E poi Antonio, veramente incommiabile. E io nella scelta del relatore non potevo che pensare a voi. A voi poi, per avermi dato la possibilità di esporvi quello che sto per dire, un grazie veramente sentito. Ma il grazie sarà ancora più sentito se accoglierete l'invito che vi farò poi a conclusione di questo mio intervento. Allora, diciamo subito, perché mi sono accinto a scrivere la biografia di papà? Io non l'ho conosciuto, aveva appena 2 anni. E quindi in pratica non ho memoria di niente. Tutto quello che mi è capitato sotto le mani, io l'ho dovuto tradurre. E l'ho dovuto tradurre, mi piace che qui sia presente il figlio, grazie al senatore Michele Nanni, allora era sindaco di Monfiglione. E siccome conosceva papà, mi diceva, mi raccontava, che addirittura quando papà tornava da Foggia andava a prenderlo alla stazione per portargli la borsa. E quindi aveva un ricordo bellissimo del mio papà. E allora ha detto, merita che intestiamo una strada, no, perdona. Però per fare questo ho bisogno di qualche nota geografica. E quindi in un certo senso, virgolette, mi ha costretto a prendere i documenti che mamma gelosamente conservava nella sua scrivania, nella scrivania di papà, e quindi a mettere insieme un po' di notizie. E quindi ho presentato al senatore questo opuscoletto. E pronto a mantenere la promessa, ho fatto intestare a Manfredonia una strada a Manfredonia. Però, dopo qualche tempo mi capita fra le mani una recensione su una rivista da Repubblicanesimo di Manfredonia del 1972. Eravamo più o meno qualche anno dopo quello che avevo fatto prima. E nel leggere questa frase sono rimasto sinceramente scosso. I tetri sepolcri sottraggono alla riconoscenza pubblica molti di essi, ovviamente detti loro, per molestia, timore ed ignavia, i loro parenti carnali e gli eredi spirituali si astengono da segnarne i meriti civili sulle pietre, che ne racchiudono le spoglie, e così le tombe mute di i nostri compagni di viaggio hanno privato di un esempio e di un monito i sopraggiunti fino all'odierna riparazione. Signori, mi ha colpito veramente tantissimo, perché ecco, papà era lì su questa specie, cioè su questa iscrizione per la strada, però non diceva niente. Chi era di sabato? Chi era Raffaello? Sta scritto scrittore antifascista. Però, che cosa ha fatto? Questo è stato per me un ulteriore monito e un'ulteriore esortazione ad essere più completo, a dire alla gente che cosa aveva fatto mio padre. E allora mi sono tuffato in tutta la documentazione che ancora, ripeto, era conservata gelosamente da mia madre, e ho messo insieme tutto quello che sono riuscito a trovare. E ho scoperto delle altre verità. E questa verità, ed è il secondo motivo per il quale mi sono accinto a scrivere questa biografia, questa seconda verità viene dagli scritti. Però aveva conosciuto un grande uomo, veramente una persona dotta, che conosce il latino, conosce il greco, ma come ha fatto? Non l'ha fatto leggere questo. Si è sprofondato nello studio, se spero. Sepolto. Noi avevamo un sepolcro immenso che ridava. Ma perché mi tenete sepolto? Io devo raccontarvi le mie gesta, io vi devo raccontare che cosa sono stato nel mondo. Sepolto. Leggo.
e mi rendo conto che si pongono addirittura nei primi secoli di questo dopo la appresa. E allora, dopo le vicissitudini politiche, riesce ad ottenere, vedono le sue qualità, le sue capacità, e gli conferiscono l'incarico di Regio Ispettore dei Monumenti Scavi di Imperatore Manfredo II. E allora la lotta, la battaglia strenua per poter convincere chi di competenza a incominciare gli scavi, a vedere sotto quella coltre che cosa c'era. Quando il Signore vuole aiutare sempre, a un certo punto scoprono un pilastrino in un pozzo vicino alla Basilica di Sipondo. E via, si diffonde la voce che questo pilastrino era una testimonianza che lì c'era il tempio. Effettivamente questa bellezza, questa grande costruzione. E papà, che poi lo confesserà dopo con questa... era l'occasione giusta perché si potessero incominciare con i benedetti scavi. Si era diffusa tanto la notizia che le autorità del tempo erano così interessate al problema che allora diedero subito a papà la possibilità di aprire gli scavi. E qui un'altra verità, una verità che viene confessata addirittura da Bellucci è stato anche un altro maestro. Bellucci a un certo momento in un suo lavoro dice che, e questa è una verità che non molti di noi conosciamo, vengono riaperti gli scavi. No, vengono aperti gli scavi. Gli scavi di Sipondo non erano stati mai eseguiti, cioè avevano confuso i saccheggi che avevano compiuto i vari dominatori, i vari conquistatori di queste nostre terre, e avevano confuse come scavi che erano stati eseguiti a Sipondo, ma non era assolutamente vero, avevano trafugato l'isola per abbellire le terre. Allora, la scoperta e quindi l'apertura degli scavi, prima volta nella storia. E in pratica gli scavi, alla fine che cosa trovano? Una platea bellissima di... Quindi comunque papà riesce, a far procedere questi scavi e ci sono dei reperti eccezionali. E ancora di più dato la possibilità di scoprire il vario, ma niente fascista non fa niente, il consorzio di bonifica che... però diciamo che una volta non esaurita, ma comunque continuata con in via ufficiale la questione degli scavi, avere un'idea, soltanto magari leggete soltanto quello di Nastro Buoni, perché dirvi di leggere il Cabreo sarebbe troppo, perché è veramente del massimo. Però ecco, leggete il testo di Nastro Buoni per capire le vicissitudini di San Leonardo. Ma pensate che San Leonardo, che è stato uno dei centri più importanti dall'anno 1000 in su, praticamente è arrivato ad un certo punto, è stato abbandonato perché è passato nelle mani e nella gestione addirittura, perché lì c'era un ospedale, no? L'ospedale che accoglieva i vari viandanti che andavano per la via Santa Lombardone, andavano a Monte Sant'Angelo, e è chiaro che per strada qualcuno si ammalava e allora veniva ricoverato in quell'ospedale. Quell'ospedale però, mano a mano che si è andato avanti, è andato alla manovra, cioè in pratica demolito. Allora si è pensato ad altro, fino ad arrivare poi ai tempi di papà. E papà, arrivato a quel punto, capendo l'importanza di questa abbazia, dobbiamo andare dagli studenti riuniti e dire: ma signori, perché non la restaurare? Ma noi soldi non li abbiamo. Vediamo un po' se la provincia è in grado di poterlo fare. La provincia chiede un preventivo a papà, e papà dice: ma scusatemi, voi state pensando ad un valore di questo monumento, ma questo non ha prezzo, assolutamente non si può parlare. Papà, i lavori fanno un preventivo 100.000 lire, 100.000 di allora, nessuno li caccia, per cui si pensa all'ente fascista d'Auno. Allora, dal momento che c'è l'ente fascista d'Auno, dobbiamo pur assumerci questa spesa. E quindi allora
si fa pressione presso gli ospedali, i quali non avevano interesse perché appunto dovevano spendere dei soldi, e quindi si dice che cosa volete fare? La volete vendere? Dice no, dice, la regaliamo. Bene, la doniamo, doniamo questo monumento a Manfredonia. Si riunisce il consiglio di amministrazione e decide per la donazione. E va là, papà, veramente in grande... arriva la guerra. L'ente fascista da un muore, non esiste più. Quella donazione non è stata fatta alla presenza del notaio. Il rogito non è mai succeduto alla donazione. Sale un anno rimane lì e poi niente, grazie a Tessori, vediamo quella Simondo, quella basilica che ostende la sua bellezza incredibile, che è veramente eccezionale. E poi tipo Gelli apparente, eccellenza, questo me lo deve far dire il museo diocesano. Signori, se non l'avete visto, precipitatevi a sfisicare. È il sogno di papà, eccellenza. Lei ha realizzato il sogno di papà. Per cui, oggi come oggi, noi abbiamo queste ricchezze. Ma queste ricchezze, signori, noi le stiamo utilizzando come quel servo, eccellenza, che ha avuto un talento dal suo signore e lo ha seppellito. Altri ne hanno avuto 5, li hanno messi in commercio, hanno realizzato qualcosa. Noi invece il talento, quel signore che ha fatto, l'ha seppellito, poi aveva paura di perderlo e quindi lo ha seppellito. Noi, altrettanto, noi stiamo seppellendo le nostre ricchezze. E allora oggi noi parliamo, signori, stiamo parlando di occupazioni. Noi stiamo parlando di 10, 20, 50 posti di lavoro. Io non voglio fare riferimento a lei nel caso, assolutamente. Ma signori, ma voi vi rendete conto che cosa vuol dire promuovere questa nostra città, questi nostri valori, queste nostre ricchezze? Signori, Manfredonia si spezzerebbe, mi ha detto un amico collega di San Monte, di Monte San Bernardo, si fa 10 euro per vedere una nave dei vichinghi, una nave dei vichinghi. Non avevano altro da mostrarci, ma noi non abbiamo una nave di vichinghi, noi abbiamo un tesoro immenso, però non abbiamo la cosa più importante, non abbiamo l'intraprendenza, noi non sappiamo promuovere le nostre ricchezze, non le sappiamo promuovere, non le sappiamo pubblicizzare, la gente, soltanto gli studiosi lo sanno, ma la gente, diciamo del popolo, quelli, devono sapere che a Manfredonia trovano una ricchezza immensa, e questa ricchezza altro che occupazione, altro che 40 e 50 posti di lavoro. Signori, Vieste, mio fratello Matteo sta qui, sì. Matteo, vuoi ricordarci negli anni 60, Manfredonia quanti visitatori contava? 100.000. Prima che arrivasse lei, che Manfredonia contava 100.000 presenze. Ma signori, quando parliamo di 100.000 presenze, non parliamo di un numero a caso. Allora c'era l'azienda di soggiorno e turismo, si pagava l'imposta di soggiorno, quindi venivano registrate le presenze. E dopo lei che cosa è successo? Quante presenze? Allora chiudiamo questo capitolo e diciamo che questo è l'ultimo motivo per il quale io oggi ho voluto pubblicare questo libro, perché appunto si diffondesse questo valore di Manfredonia, si diffondessero le nostre ricchezze, perché la gente capisca e conosca che cosa vuol dire venire a Manfredonia, visitare Manfredonia, l'Ipogei, la Basilica di Simondo. Signori, tutto dobbiamo dare a questo nostro paese, l'occupazione. E chiudo qui. Ma non ci sono i soldi. Come facciamo? Ma signori, ma quali soldi? Ci vuole questa, perché ai soldi si arriva, perché se si promuovono queste cose, altri che sponsor si trovano, ma non solo, e non voglio essere cattivo fino a questo punto, signori, ci sono, grazie a Franceschini, ci sono delle provvidenze a livello nazionale che noi non sappiamo sfruttare. Ci vorrebbe una intelligenza, una sola persona, una che però
avesse veramente a cuore, avesse le capacità di esaminare soltanto quelle che sono le provvidenze che vengono dall'altro, dall'Europa. Ma pensate quanto si potrebbe sviluppare, quanto si potrebbe ricavare da tutto questo. Ci vuole intelligenza, ci vuole intraprendenza, ma anche se non fosse, perché noi non riusciremmo a mettere insieme denaro per. Ma quanti operatori turistici, pur di vedere arrivare clienti, sponsorizzerebbero certi lavori, certe scoperte? Allora, chiudo. Dobbiamo far fruttare le nostre intelligenze, le dobbiamo mettere a servizio di questa nostra città. E allora, per fare in modo che questa cosa abbia un riscontro, io con la mia famiglia ho deciso di istituire una borsa di studio. Una borsa di studio per giovani laureandi che promuova, cioè al laureando che promuova la conoscenza di Manfredonia e del suo territorio, della sua storia, dei suoi tesori, della cultura che l'ha alimentata e fatta crescere, il tutto inteso a valorizzare il patrimonio storico, artistico e letterario della nostra città. E allora, questa borsa di studio la mia famiglia consegnerà il 18 settembre, che è la data in cui ricordo la morte di mamma. Grazie Onorino per averci così riassunto la storia di un genitore la cui esistenza, pur breve, è stata contrassegnata da un'autentica passione delle sorti di questa nostra cittadina del Golfo, da un profondo respiro culturale e civile senso di responsabilità. Dunque una storia, abbiamo capito, una storia breve per gli anni, ma pregna di costume, fedeltà ai valori, spiritualità, fede e identità personale. Grazie Onorino per averci offerto questo riassunto, questa sintesi sulla vita di Raffaello di Sabato. Bene, prima...